Sono in tutto 6 gli operai dell'azienda di recupero e affinazione metalli preziosi di Badia Alpino, la Chimet, rimasti intossicati da monossido di carbonio mentre stavano effettuando la pulizia dei filtri dei forni di lavorazione ad un'altezza di circa 15 metri. Colti da malore sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, in particolare i 4 che si trovavano in prossimità del filtro. Uno di loro era in evidente stato confusionale. Si tratta di un arettino di 50 anni immobilizzato e trasportato a terra sulla Spinale, poi a bordo del Pegaso ha raggiunto l'ospedale di Careggio dove verrà trattato in camera iperbarica. Assieme a lui un altro operaio inizialmente trasportato al San Donato di Arezzo dai mezzi del 118 è stato poi trasferito a Careggi per il trattamento in camera iperbarica. I feriti più lievi sono stati trattati sul posto, in 3 sono stati ricoverati per accertamenti all'ospedale San Donato di Arezzo. Un intervento anche difficoltoso, erano vari metri d'altezza. Sì, erano vari metri di altezza su una piattaforma, è stata importante la collaborazione con il soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco. C'è stata un'ottima collaborazione che ha permesso di ridurre tantissimo le tempistiche di soccorso e di trasporto dei feriti. Noi abbiamo inviato sul posto 4 ambulanze, di cui 2 infermierizzate, 2 BLSD e l'elisoccorso Pegaso. Trattate in che modo? La prima cosa da fare è chiaramente dare ossigeno, valutare che non ci siano rumori respiratori, poi eventualmente fare farmaci che dilatino gli alveoli polmonari, quindi aerosol, cortisonici e quant'altro. Questo è il secondo incidente a distanza di un anno nell'azienda di Badia Alpino. A luglio 2018 3 operai rimasero gravemente ustionati e ricoverati tra la rianimazione di Arezzo e il centro specializzato di Cesena. Anche in quel caso gli operai erano al lavoro sulla manutenzione del filtro in un silos e furono investiti da vapore ad alta temperatura. Alla luce anche del secondo episodio che si è manifestato nell'arco dei 2 anni, forse si dovrebbe dedicarci maggiore attenzione e nella predisposizione di un nuovo protocollo di come vengono fatte queste specifiche operazioni, perché se 2 anni che abbiamo fatto la manutenzione, 2 anni si ripresenta questo problema, forse sarà il caso anche di ripensare su come vengono svolte queste attività e vedere se è necessario di prendere degli accorgimenti diversi, migliori, forse più appropriati alla tipologia di lavoro che viene svolto. I vigili del fuoco hanno operato sul posto con 3 automezzi e 10 unità, tra cui il personale della sezione nucleare, biologico, chimico e radiologico che ha rilevato la presenza di monossido di carbonio. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale del comune di Civitella in Val di Chiana e il personale della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL.